Il mio nome è Irena Lagatorpejović e sono l'artista di Montenegro, dove lavoro e dove abito. Nel mio lavoro mi interesso per le questioni di responsabilità di ciascuno di noi in relazione con la questione di responsabilità collettiva. Una tesi o una prima idea dei miei primi 10 anni di lavoro che ho fino adesso avuto l'opportunità di presentare, si può chiamare la società della responsabilità illimitata. Siccome mi sono interessata alle questioni sociali, alle domande che porre la responsabilità di un individuo, ho iniziato a fare una ricerca sull'interdisciplinarietà e sull'interazione del visitatore con l'opera d'arte e quindi siccome sono stata molto interessata a questo termine giuridico, economico e sociale, la società a responsabilità limitata, perché è un termine internazionale che vale per tutti i paesi e funziona in tutti i lingui, cioè sul quale il tempo di capitalismo è basato, facendo una semplice inversione nella responsabilità di illimitata. Mi sono posta la domanda se questi termini di società di limitazione e di responsabilità possono rappresentare in un modo anche teorico, ma anche di spiegazione e di clarificazione dell'opera ad un visitatore. Facendo questa ricerca mi sono posta la domanda se è stato necessario un secolo che il termine società responsabilità limitata funziona in tutti gli stati, in tutte le lingue. Mi chiedevo se abbiamo bisogno di un altro nuovo secolo per limitare le limitazioni delle responsabilità nostre, soprattutto nel mondo di globalizzazione, e diventare responsabili in un modo illimitato. Ecco, su questa teoria, su questa idea si basa il progetto Image Think, che consiste di due parole chiavi che spiegano il progetto, di immagine e di infinito, di pensare. Quindi Image Think potrebbe anche essere detto in altro, tradotto in italiano, pensare attraverso l'immagine. Ed è appunto questo momento di traduzione tra le lingue che mi è stato molto interessante, nel senso che il significato cambia quando traduciamo delle cose o c'è un processo in cui dobbiamo essere collegati per ritenere il senso di significato uguale in tutte le lingue, come nelle SRL di tutto il mondo. Cosa è importante e cosa precede a cosa? Il processo di fare le immagini, cioè il processo di rappresentazione, oppure è più importante prima pensare come creiamo il nostro mondo? Dall'altro lato, il titolo Image Think mi è stato molto interessante, è così che mi sono decisa per tenerlo, nel senso che è un riferimento anche sul lavoro di George Orwell sul 1984, la sua idea di Oceania, un stato, una società che è controllata dalla sorveglianza, in cui è nato un linguaggio originale, oggi lo chiamato New Speech. Ecco, ed è proprio del New Speech che si potrebbe dire pensare attraverso l'immagine. E New Speech è pensato e creato per limitare la crescita del pensiero della società. Così ho composto il padiglione, diviso in tre stanze, la stanza d'oro, la stanza nera e la stanza bianca. Se in altri termini vogliamo dire cosa rappresentano queste tre stanze, pongono delle domande sulla valorizzazione del nostro mondo, perché scopriamo, dopo l'interazione del visitatore, scopriamo che il materiale normale cotone non è metallo, non è oro, ma è un materiale che libera una sua altra materialità e quindi siamo vicini a pensare a come i significati e i valori cambiano secondo la nostra percezione, ma anche l'attività fisica dell'interagire con l'opera. Poi, quindi la domanda di valorizzare le cose,
nella stanza d'oro di porre delle domande di costruzione delle cose, degli oggetti, dei prodotti, di creazione del mondo nella stanza nera, la scatola nera, o in termine in inglese black box. E noi sappiamo che black boxing means che significa che noi gli elementi che costruiscono un prodotto non conosciamo, ma abbiamo la capacità, voglia e possibilità di usare questo oggetto come computer, come macchina, come qualsiasi altro tipo di oggetto, non sapendo co da com come è fatto. Ecco perché poi anche nella stanza bianca la domanda di il tempo. La stanza bianca è un cubo bianco che prima appare vuoto, però non è vuoto, pone delle domande sul nostro momento in cui ci troviamo, sul momento di camminare sopra l'opera d'arte che diventerà una portatrice del nostro camminare, che verrà anche consumata dalla nostra presenza. Ed ecco, questi sono tutti i termini che spiegano anche nella relazione con il titolo e che spiegano la ragione della costruzione di questo percorso di camera oro, nera e bianca, per poi continuare e concludere l'esperienza del padiglione con l'opera di catalogo, dove un visitatore, un lettore trova la pagina portatrice di un disegno che lui può tagliare e incollare un cubo, decidendo se la poesia che è scritta dentro rimane dentro o fuori. Questo lavoro, Camera immaginata e mezzi per lo scambio del potere di immaginazione, è quindi l'ultimo lavoro del padiglione che conclude il processo della mostra Image Think nel tempo e lo spazio che decide lui, il visitatore.